Oggi siamo al Teatro Alfieri di Torino per la presentazione della stagione teatrale di Torino Spettacoli 2017-2018. Quindi sono tanti gli spettacoli che faranno parte di questa rassegna. Andiamo a cercare qualcuno che ci racconti qualcosa. Siamo insieme ad Irene Mesturino. Irene, cosa ci aspetta in questa stagione teatrale? Guarda, sono concentratissima a sfogliare questo carnet di appuntamenti che abbiamo presentato questa sera al Teatro Alfieri. Ha ragione Maurizio Colombi, mi è piaciuto tanto il suo intervento, ha detto che il catalogo IKEA adesso è lettissimo, no? Più della Bibbia, e dice adesso speriamo che insomma anche gli spettacoli possano essere il programma futuro, possa essere oggetto di tanto tanto interesse. Vi dico, ci sono alcuni appuntamenti che io aspetto con un'ansia speciale. La bisbetica domata, la regia sapiente di Enrico Fasella, Miriam Mesturino sarà la nostra bisbetica domata. Sempre stando in ambito di grande prosa, che è un cartellone che io amo in modo particolare, arriva Massimo D'Apporto con Un borghese piccolo piccolo. Anche questo è un progetto che ha avuto una gestazione lunga, ci fa molto piacere, ecco, ritrovare questo testo che abbiamo nel cuore come romanzo, che abbiamo nel cuore anche come film, insomma, quindi è veramente un'emozione grande. Sempre stando nella grande prosa, ed è difficile scegliere, ti cito Il berretto a sonagli con Gianfranco Iannuzzo, che è un personaggio insomma che conosciamo molto da vicino, ci piace quando si cimenta con i classici, e questo Pirandello per lui è una sfida. E poi trovo che sia una stagione di musical davvero imperdibili, non solo per ragioni di marketing imperdibili. Elvis io l'ho visto poco tempo fa e me ne sono innamorata. Questo Joe Ontario che interpreta l'old Elvis, quindi l'Elvis anziano, l'Elvis insomma già avanti nella carriera, ti fa tremare le vene ai polsi, è veramente un cantante straordinario, proprio fuori dall'ordinario, che ci restituisce un pochino di Elvis, e la sfida non è male. Maurizio Colombi ha intessuto uno spettacolo che attraverso la storia del giovane Elvis e del vecchio Elvis, in questa alternanza trova il senso di una vita folgorante, ma anche proprio perché folgorante, bruciata così. Perché così Maurizio ha sia scritto che è diretto poi. Sì, ha veramente fatto un lavoro completo, lui poi è un eccezionale regista di teatro musicale, e quindi ci sa dare veramente tutto in questo spettacolo. Trovo che sia una festa per gli occhi, per le orecchie, che si ritrovi un'epoca e più epoche, perché comunque si attraversa la vita di Elvis e dei personaggi che sono stati, e delle persone anzi della vita reale, che sono stati importanti nella sua esistenza. Sempre sul fronte dei grandi musical e torno a un altro Colombi perché è il suo anno, devo dire regista della regina insomma di ghiaccio con Lorella Cuccarini, e questo sarà un altro appuntamento con un allestimento fantastico, perché Viola Produzioni sappiamo come lavora, abbiamo ospitato Rapunzel, insomma Sister Act, cioè abbiamo avuto la possibilità di lavorare con loro alla grande. E poi Spamalot, perché questi cavalieri mi incuriosisce, questo sì, mi incuriosisce moltissimo, e questo è un progetto che sta nascendo, l'hanno appena presentato in conferenza stampa. Elio a me piace tantissimo, l'idea che l'adattamento e la traduzione siano di Rocco Tanica, insomma è una garanzia in più. Che dirti, anche, beh, io ti parlerei tutta la sera. A livello di festival di cultura classica ti cito senz'altro questo Rudens. Tra l'altro abbiamo fatto un piccolo quiz al nostro pubblico chiedendo cosa vuol dire Rudens. Rudens è la fune, è una fune grazie alla quale viene ritrovato dopo una tempesta uno scrigno. Questo scrigno ci permette di rimettere a posto le cose e di attribuire a un padre sua figlia e di risolvere tutto un inghippo che si era creato. Ecco che Rudens sarà nel Festival di Cultura Classica, 19ª edizione, non si può perdere, però sarà anche, è stato scelto, e questo mi fa enormemente piacere, come spettacolo di Capodanno, per festeggiare, per
festeggiare l'arrivo del 2018. Quindi, l'altro appuntamento di cultura classica che non si può perdere è l'arte di saper invecchiare. Piero Nuti, presentando questo suo lavoro tratto dal De Senectute di Cicerone, ma che assolutamente noioso non è, piacevolissimo, perché lui è andato anche a spiluzzicare. Sì, perché a volte uno pensa alla cultura classica, sì, pensa che noia, vado a teatro, mi hanno... No. Diciamolo. Hai ragione, si può invece andare a vedere della ottima cultura classica, sia andando a vedere i grandi comici come il Plauto che abbiamo citato prima, Sodato Fanfarone, l'Imbroglione, via scorrendo, sia andando anche a vedere delle orazioni, dei processi, dei testi che non nascono sotto il versante della comicità stretta, ma che hanno un bel ritmo e che, contaminati nel senso migliore dalla contemporaneità, ci sono vicini, quindi hanno qualcosa da raccontarci. E credo che un grande vecchio del teatro come Piero Nuti possa essere la guida migliore per parlarci della vecchiaia, che ha anche tante cose positive, che non ci deve spaventare. Abbiamo dei link per far sì che i nostri telespettatori possano avere tutte le informazioni sui vostri spettacoli. Guarino Spettacoli, potete scegliere se.it o .com, perché abbiamo deciso tanti anni fa di abbracciare tutti e due, così insomma, e così potete sempre essere informati. E poi veniteci a trovare, che ci piace anche vedervi di persona. Irene, grazie. Grazie a voi sempre. Oggi ti abbiamo visto in una veste nuova, il presentatore di questa grande stagione. Sì, sì, è stato un piacere. Io in realtà ho iniziato col teatro, col liceo Germana Erba, ed è bello poter chiudere, questo è il mio quinto anno di liceo, quindi poter chiudere questa esperienza con una bellissima presentazione come una presentazione ad Alfieri. Quindi quest'anno è veramente gli esami. Sì, ho la maturità quest'anno, sì. Ce la fai a conciliare gli impegni lavorativi, lo studio? Sì, sì, sono grazie anche a mio padre che mi ha sostenuto durante questi 5 anni e tanta testardaggine. Comunque sì, ce l'ho fatta, ho conciliato e sono riuscito a prendere bei voti, e in realtà la disciplina che mi ha insegnato il mondo del lavoro mi ha aiutato molto anche nel mondo dello studio, quindi sì, ce l'ho fatta. Da quanto tempo è che hai capito che questa era la tua strada? Fin da quando ero piccolissimo, in realtà da quando avevo 2 anni. Però se ne volete sapere di più, se posso, io ho appena scritto un libro con Mondadori Eletta, e uscirà a settembre, quindi se vi interessa sapere un po' più su quello che è la mia storia, anche se in realtà è un romanzo autobiografico, quindi non è proprio la mia storia, ma vi fa capire un po' i messaggi che mi hanno aiutato a crescere, in quel libro c'è tutto. Quindi attendiamo settembre per vedere questo grande libro. Grazie tante. Grazie mille a voi, ciao. Dopo il successo dell'anno scorso tornate di nuovo al Teatro Gioiello. Sì, perché non hanno capito lo spettacolo, allora ci hanno richiesto di rifarlo, così la gente ritorna e cerca capisce, di capirlo. E poi c'è un finale molto, no, uguale. Si ride. Quello è sicuro, si ride. Cioè, sempre così, si ride. E il nostro pubblico, spero che, nonostante sia venuto l'anno scorso, torni anche quest'anno. Ma sì, di solito ritornano, perché portano, no, gli altri. Quest'anno ci sono delle novità. Sì, nel cast, è vero, ci sono già il cast, le cose, non ci siamo noi, ci sono altri. C'è un altro titolo. Ti sposo, mi rovino, che già... Già... E lui. Io mi rovino. E lui si rovina. E lui si sposa. Grazie, ragazzi. Antonello, anche tu se fai parte di questa rassegna il prossimo anno a teatro. Che me lo doveva dire? Quando Mestorino mi ha chiamato, tu lo vuoi fare una data all'Alfieri? Ma l'Alfieri è quello grosso da 1400 posti? Sì, io ci credo. Allora pure io. E il 29 novembre siamo qua. E cosa ci porti di bello? Lo spettacolo si chiama Master Cost, lo spettacolo è servito. Giampiero Perone, che è il principe cacca, fa il cuoco francese e presenta al pubblico una serie di portate, tutte comiche. Io farò tutte le portate. Dall'antipasto al dolce, farò 3 antipasti, 3 primi, 3 secondi e il dolce finale. E naturalmente ogni numero è cantato, ballato, sempre comico naturalmente, per 2 ore con 4 ballerine e una soubrette. Wow, bellissimo! Da non perdere assolutamente. Bene, allora ti aspettiamo a Torino per la prossima stagione. Dopo il grande successo di Toc Toc, anche tu sarai presente in questa rassegna teatrale con un altro bello spettacolo. Sì, ebbene sì, sono molto contento naturalmente. Si ritorna con un nuovo spettacolo leggero, brillante, francese, e un modo di nuovo per stare insieme, condividere delle serate divertenti. Dopo Toc Toc, il titolo dello spettacolo sarà Che cosa hai fatto quando eravamo al buio? Bene, venite e scoprirete che cosa ho fatto. È una bella domanda. Sì, e il cast è con Giorgio Caprile, Miriam Mestorino e me, quindi Alessandro Marrapoti. È una bella domanda, nel senso che il trio, il cast di noi 3 attori, e i nostri ruoli sono marito Giorgio Caprile, moglie Miriam Mestorino e io sarei il Che cosa ho fatto quando eravamo rimasti al buio. E venite a trovarci perché sarà divertente scoprirlo. Vi aspettiamo dal 9 al 13 maggio al Teatro Gioiello. Grazie Alessandro. Ciao a tutti, ciao, grazie.
grande successo con Miseria e Nobiltà, quindi ritornate per riempire di nuovo il teatro questa stagione? Sì, sì, anche per la stagione 2017-2018 torneremo con Miseria e Nobiltà, proprio perché l'anno scorso c'è stato uno strepitoso successo, 4 serate, 4 esauriti, c'è stato richiesto proprio da Torino Spettacolo, riportate quella che la gente vi aspetta, e allora lo riproporremo di nuovo appunto nella stagione 17-18 con 3 serate, però questa volta dal 13 al 15 ottobre. Miseria e Nobiltà è un testo straordinario, un testo bellissimo, divertente, conosciutissimo, la gente viene molto volentieri perché sono 2 ore veramente di sane risate. E allora noi ti aspettiamo di nuovo al Gioiello. Certamente, io aspetto te anche che vieni a farci la nostra bella intervista, e poi tu sei il nostro portafortuna perché tu vieni sempre alla prima e il buongiorno si vede dal mattino, vero. Con te partiamo bene e di conseguenza tutte le serate successive vanno sempre meglio. Grazie Alfonso. Grazie a te.